Salve a tutti ragazzi da PierDarkKnight91 e benvenuti nella decima puntata su PES 2019 nella modalità Divento Mito con il nostro Pierluigi Annechino attualmente nel Parma Calcio che nelle ultime tre partite di campionato ha racimolato due pareggi e una vittoria e attualmente siamo in sesta posizione. In sesta posizione e dovevamo solo salvarci. Grazie anche alle prestazioni di Annechino il Parma sta volando. Vi ricordo che giochiamo alla difficoltà superstar, quindi non è semplice. L'anno prossimo andremo a mettere la difficoltà leggenda, quindi uno step maggiore. Nel frattempo andiamo a fare un recap. Abbiamo 18 anni, il nostro peso è di 60 kg, abbiamo un ingaggio da 1 milione, siamo un'ala prolifica, il livello fiducia allenatore del 100%, la nostra media voto in 27 partite e 6.4, 6 gol fatti, 6 assist. Adesso devo anche ricordarvi che quest'oggi andremo ad affrontare la Fiorentina, l'Inter e il Milan. Tre match davvero molto difficili. Contro la Fiorentina giocheremo, quindi saremo titolari. Andiamo a vedere la formazione insieme. Ciciretti, Inglese e Annechino. Questo è il tridente. Vediamo un attimo le casacche, vediamo un attimo le divise. Vanno bene così, andiamo in partita. Lasciate tanti bei pollicioni in su, condividete e commentate. Forse la partita più facile di questa puntata è proprio contro la Fiorentina. E non è neanche semplicissima. La Fiorentina dà il via a questo match. Cerchiamo comunque di fare il nostro compitino. Poi se riusciamo a fare cross, assist o gol, ben vengano. Inglese per Annechino. Annechino al centro, molto bene. Col tocco, Ciciretti scambia. Il tocco ad Annechino, bravissimo lì il difensore della Fiorentina a metterci piede. 30 minuti di gioco la Font. Non è successo praticamente nulla. Ci prova Chiesa, non ce la fanno, Ciciretti, il tocco, bellissimo, attenzione, Inglese per Annechino, Annechino a spazio, c'è punizione, peccato, abbiamo perso il tempo, il momento giusto per andare alla conclusione. Il fallo è stato fischiato su Inglese, mentre su Annechino l'intervento era più che regolare. Attenzione a questa punizione che potrebbe battere Ciciretti. Attenzione, proprio lui, Ciciretti, fa una finta. Poi il numero 23 colpisce la barriera. Annechino chiede il pallone. Ecco il passaggio, il tiro di Annechino e la parata di Lafont. Corner. Attenzione alla Fiorentina. Pallone al centro, una deviazione. Il tiro e la grande parata di riflesso del portiere del Parma. Prima vera occasione della partita per la Fiorentina. Con un passaggio sbagliato che poi ha recuperato il numero 14 De Viola e poi una deviazione involontaria di un difensore. E poi c'è quel tiro dove il portiere si supera. Finisce il primo tempo ragazzi, l'occasione più ghiotta l'ha avuta la Fiorentina, poche occasioni. E alla fine il pareggio è più che giusto. Proviamo ancora, attenzione Chiesa, Fiorentina che ci prova, attenzione. Attenzione, deviazione, palla che rimane lì, gol della Fiorentina. Difesa che si è fatta prendere in contropiede, si è fatta prendere di sorpresa da questo passaggio, da una piccola deviazione, niente di che, dobbiamo cercare di pareggiarla. Frattali, va al rinvio, cerca Inglese, Annechino sta lì, aspetta, ma Inglese non lo serve, era libero, non l'ha fatto. Sbaglia il passaggio, attenzione, Inglese. La tiene, passaggio da Annechino. Annechino, prova il tiro di precisione. No, colpiamo la traversa. Ciciretti, finta di Ciciretti. Ancora un tocco al centro per Annechino. Annechino fa una finta, salta l'avversario, tiro di Annechino. Annechino! Annechino, la pareggia lui. Gol segnati oggi, 1, ma ha colpito anche una traversa e nel primo tempo ci è andato anche vicino. E finalmente ragazzi, finta, saltiamo il numero 4 della Fiorentina e poi scarichiamo questo destro. Preciso. Oh, pareggio incredibile, meritavamo già il gol dopo la traversa e dopo i tanti passaggi fatti bene, le tante occasioni. Ci sta, pareggio meritato, attenzione però la Fiorentina subito. Passaggio all'indietro, ancora un tocco, si addormenta e 2-1 Fiorentina. Ma dai! La difesa ogni volta che viene attaccata subisce gol. Buttala fuori, molto bene. Ma secondo me adesso arriverà la sostituzione, Annechino verrà sostituito. No, invece esce Gobbi e entra Di Marco.
esce Ciciretti, entra Ceravolo, quindi non sostituisce Anecchino. E finisce, signori, niente da fare. Secondo me l'unico giocatore decente di questa partita nel Parma è Anecchino, forse anche il centrocampista, il numero 88, se non ricordo male, Grassi. E qualcosina Ciciretti. E infatti, Anecchino ha preso 7, migliore in campo Simeone nella Fiorentina, 7 per Grassi e 7 per Anecchino. Risultati della 22esima giornata di campionato: Parma che perde, la Juve che vince, il Napoli che vince 2-0 contro l'Empoli, la Roma che vince, Lazio che perde contro la Fiorentina in casa, il Milan vince in casa contro il Sassuolo. Vediamo la classifica: Parma che perde una posizione e viene presa dal Torino, quindi siamo in settima posizione. Mentre se andiamo a vedere le informazioni sul nostro Anecchino, livello fiducia allenatore sempre al 100%, adesso in 28 partite abbiamo una media voto di 6.4, 7 gol fatti, 6 assist. Signori, andiamo a vedere se è aumentata la resistenza. 73 sì, ma è ancora troppo debole. Prossima partita, ancora più difficile, contro l'Inter. Ma contro l'Inter nel match di andata, e siamo tra i titolari, contro l'Inter nel match di andata siamo stati abbastanza bravi e forse è stata una delle prime prestazioni positive di Anecchino nel Parma. Quindi avanziamo e cercheremo adesso di continuare a fare o assist o gol. Comunque contro l'Inter non sarà semplice. Ci sarà il ritorno di Gervinho come ala sinistra inglese e Anecchino che è un po' stanco ma ce la può fare. Quindi signori, siamo pronti? Mettiamo la maglietta classica del Parma, lo so, mi chiedete anche la terza maglietta, il prima possibile l'andremo ad applicare. Calcio d'inizio. Ok signori, il match è iniziato, attenzione, c'è solo una novità, nell'Inter non ci sarà Handanovic, quindi in porta non c'è Handanovic. Anecchino ruba subito il pallone, attenzione, il tocco ad Inglese, molto buono, poi se ne va Gervinho, si infila nell'area di rigore. Abbiamo già creato, grazie a noi, un'occasione, ma non l'hanno sfruttata. Anecchino adesso cerca di farsi trovare libero, eccolo qui, scambia molto bene, prova a ripartire, pallone alto, non c'è fuorigioco, Anecchino la tiene, la mette in mezzo, il cross è abbastanza brutto. Potevo sperare, potevo aspettare un po' di più. Vai, 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 Anecchino si è infilato, attenzione, Anecchino la mette in mezzo, il cross è buono, non arriva Gervinho, Anecchino continua a creare occasioni, attenzione a questo passaggio, Anecchino la tiene, Anecchino non si ferma più, ecco il passaggio, ancora l'1-2, bellissimo Anecchino, il passaggio, il fallo di mano, non c'è rigore, ho visto un tocco di mano, Anecchino ancora, stoppa, tiene il pallone, guadagna, rimessa laterale, no. Ed è l'Inter, e finalmente si vede l'Inter dopo 13 minuti, ha fatto sfogare il Parma, grande parata di Sepe sulla sforbiciata di Icardi, mamma mia, prima vera occasione per l'Inter, ma che occasione e che sforbiciata ha fatto Icardi, rivediamola, bellissima, grande parata poi del portiere, Inglese benissimo. Cercano e provano a servire Anecchino, ce la fanno, Anecchino può andare, Anecchino strattonato, si infila nell'area di rigore, Anecchino, incredibile, che fortuna l'Inter, che fortuna, ci ha toccato il pallone nel momento del tiro. Ancora un tocco, Anecchino subito per Inglese, Inglese la tiene ancora per Anecchino, Anecchino fa scattare Gervinho che perde il suo ennesimo pallone in 24 minuti. Rimane nell'area di rigore, pericolo adesso, Inter adesso che fa una marcatura stretta verso Anecchino, su Anecchino, quindi hanno paura di Anecchino, marcatura stretta per l'Inter. Si riaffaccia l'Inter al 32esimo, ci prova Kimmich, bellissimo questo scambio, Keita può metterla in mezzo, il cross è buono, colpo di testa a buttare fuori, arriva Anecchino, ok, serviamo molto bene i nostri compagni. Inglese per Gervinho, scatta Anecchino, cerca di far ripartire una manovra, attenzione Inglese, Inglese può andare, si addormenta, quante occasioni ha avuto sul piede Inglese per servire Anecchino e farlo andare a tu per tu con il portiere, quante occasioni, Anecchino scatta il più veloce che può, Gervinho la tiene, ma come, attenzione Parma Inter 0-0. Il Parma adesso che deve difendersi. Attenzione, cade un giocatore così a caso del Parma. Bruno Alves prova a chiudere. Attenzione, colpo di testa, palla che rimane lì. Non esce Sepe. Attenzione, João Mario. Ancora Inter. Icardi, il tiro e la parata. Finisce il primo tempo così, signori.
abbiamo rischiato nei minuti finali, ha giocato meglio il Parma e meriterebbe il vantaggio, eh. Tocca d'inglese, scattanecchino. Non ci servono, lo fa adesso Gervinho. Ancora un tocco per Gervinho, adesso sbaglia il passaggio. Io davvero, poi dicono, vabbè, ma così con i... guarda quante ne perde di palloni, guarda. Attenzione, l'Inter ha acquistato Müller e fa il suo debutto contro il Parma, esce giù Mario. Non mi sostituire. Ci ha sostituiti. Secondo me questo è un sempagella. Alla fine abbiamo giocato due partite consecutive, eravamo stanchi, ci ha sostituiti non per la prestazione ma per la stanchezza, ci può stare. Ok ragazzi, sta per finire questa partita, sono passati 3 minuti di recupero, Inter che ha tirato più in porta, noi non abbiamo mai tirato in porta, quello è il problema. E quest'oggi avevamo una ghiotta occasione di andare a vincere questa partita e nei primi minuti del primo tempo abbiamo giocato davvero molto bene. Andiamo a vedere la valutazione di Annecchino. Guardate, non abbiamo mai tirato in porta e quello è stato il problema principale, scusate. 6.5 per Annecchino, non male. 23esima giornata di campionato, il Parma porta a casa un pareggio, il Napoli vince 1-0 su misura contro il Genoa, la Juventus perde punti perché pareggia contro la Lazio, il Milan ha perso 4-1 contro la Roma e questa è la classifica. Nonostante, signori, il pareggio, perdiamo comunque una posizione e siamo in ottava con 9 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte. Non cambia nulla nelle statistiche, 29 partite, 6.4 media voto, 7 gol fatti, 6 assist e quindi avanziamo. E adesso il prossimo match. In questo match dobbiamo cercare almeno di fare un assist e giocheremo contro il Milan. Milan che nella scorsa partita ha perso 4-1. Quindi, prossima partita, andiamo a vedere lo schema di gioco. Ok, Gervinho, inglese, Annecchino, va bene. Mentre nel Milan c'è Higuain che potrebbe darci problemi. Allora, maglietta del Milan rossonera. Va bene anche quella del Parma, calcio d'inizio, ultima partita di quest'oggi. E va bene, il match è iniziato, signori. E giochiamo contro una squadra che più o meno ha gli stessi nostri punti in classifica. Non perché il Milan sta giocando male, ma proprio perché il Parma sta giocando bene. Ancora Parma. Guardami inglese, benissimo. No! Vai, guardami, forza! Forza, ok, Annecchino, la tiene, finta, ancora Rodriguez che prova a marcarlo, Annecchino la mette in mezzo, c'è fallo lì, guardami, ok, Annecchino ancora la mette in mezzo, il cross è buono, Gervinho non arriva di testa, inglese tiene il pallone, Annecchino si infila nell'area di rigore, ecco il passaggio, ancora un tocco e poi perde il pallone. Il numero 33 del Parma. Attenzione, Çalhanoğlu, pallone in mezzo, Higuain si addormenta un po', ma poi alla fine si è divorato un gol incredibile. Il numero 7 del Milan. Che occasione! Higuain ha protetto molto bene il pallone, anche se poteva tirare di prima. Ma poi, guardate, mamma mia. Sta giocando male questo Parma. Sta giocando davvero molto male. Annecchino di testa. Fa sponda, ancora un passaggio, Annecchino scambia, il tocco, questa volta che sì non può arrivare. E quindi Annecchino cerca di infilarsi, la mette in mezzo, il cross è basso, tira! Incredibile, è incredibile, di prima lì! Ecco, adesso arriva il gol del Milan, si sente, buttate fuori. Ma Gervinho è sempre in ritardo, maledetto, parata di Sepe, signori. Vai, contropiede Annecchino di prima. Guarda come si gioca veloci. Vai così. E passa all'indietro inglese. Nelle ultime partite inglese sta sbagliando tantissimo, eh. Guardami. Inglese, sono lì. Madonna. Finisce il primo tempo. Un Parma inguardabile. Ha avuto una grande occasione creata da Annecchino. Inglese non ha tirato di prima. Ho già detto tutto. Ha permesso a Donnarumma di andare poi subito nel frattempo marcatura stretta
su Annecchino, di nuovo. Quindi come l'Inter anche il Milan va su marcatura stretta. Comunque, dicevo, nell'unica occasione l'inglese doveva tirare di prima, in modo che Donnarumma non poteva andare velocemente a coprire il primo palo. Mentre lui ha fatto tre stop, Donnarumma ha protetto il primo palo ed è riuscito a pararla. Niente, è un Parma completamente diverso nelle ultime partite. Anche se abbiamo fatto una buona prestazione contro l'Inter, comunque il Parma di poche settimane fa sarebbe riuscito a battere almeno la Fiorentina. Ecco, sostituiti. Prendiamo 5-5 in pagella, non abbiamo fatto nulla. Anzi, forse abbiamo creato l'unica occasione del Parma e non meritavamo questa sostituzione. Ho l'impressione che la squadra si sia accorciata appena è uscito Annecchino, perché eravamo gli unici a tenerci alti. Attenzione però, Gervinho si addorme... Guarda, che occasione, trotterella. Occhio, e non tirano mai. Oh, Parma in vantaggio, gol d'inglese. Chissà, si sblocca una volta per tutte e ritorna a giocare come giocava prima. E adesso mi chiedo, perché con i passaggi degli altri tiri di prima e con il mio passaggio non l'hai fatto, disgraziato? Ok signori, mancano pochi secondi. Il Parma si è difeso bene, porta a casa la vittoria senza Annecchino nel secondo tempo, anche se sono felicissimo quest'oggi di prendere almeno 6, perché 5-5 mi butta giù di morale, ve lo dico subito. Comunque abbiamo fatto una buona partita, abbiamo perso qualche pallone. 5-5 ragazzi, 5 Gervinho, ovviamente inglese perché ha segnato 7-5, era da 6-5 Gervinho, inglese perché nel primo tempo potevamo già passare in vantaggio. A quest'ora il nostro voto non era 5-5 con l'assist, ma minimo 6-5. E va bene, questi sono i risultati della 24esima giornata di campionato. Vince il Parma battendo il Milan 1-0, due sconfitte consecutive per i rossoneri. Vince la Juventus 1-0 contro l'Udinese. Vince il Torino, la mazza big, incredibile. Il Torino batte tutte le big, ha battuto la Juve, il Napoli, la Roma e se non sbaglio anche l'Inter. E poi andiamo a vedere, il Napoli ha vinto 4-0 contro la Lazio. Bologna-Inter 0-0 per i nerazzurri, secondo pareggio consecutivo. Questa è la classifica, Juve a 3 punti di distacco dal Napoli, noi in sesta posizione. Nonostante la valutazione abbastanza scarsa nel match contro il Milan, abbiamo la nostra media voto intaccata a 6.4, 7 gol fatti, 6 assist, 100% livello fiducia allenatore, la velocità è quasi arrivata a 90, incredibile, 73 resistenza. E adesso scopriamo nella prossima puntata quali squadre andremo ad affrontare. La prima squadra che affronteremo, ultimo giorno di finestra mercato, va bene? Si direbbe che la tua carriera procede a gonfie vele, il numero dei tuoi fan non fa che aumentare. Ora il soprannome del giocatore è Slalom. Va bene, non ho capito perché ci chiamano Slalom. Sinceramente preferirei più Cecchino, visto che comunque non siamo bravissimi a dribblare. Nella prossima puntata affronteremo il Torino, la mazza big, che ha un punto in meno di noi, quindi in settima posizione con 37, noi a 38, poi Spal e Sampdoria. Mentre volevo vedere, prima di lasciarci, info sulle competizioni, Serie A, classifica gol. Annecchino è in undicesima posizione, signori. Undicesima posizione con 7 gol. Prima posizione per Mertens con 18 gol. Immobile con 15-12. Ronaldo, Simeone e Higuain. Ragazzi, io penso di chiudere qui questa decima puntata su PES 2019 nella modalità Divento un mito con il nostro Pierluigi Annecchino. Se vi è piaciuta lasciate un bel like, condividete, commentate. Ci vediamo presto con la puntata numero 11. Bacione a tutti!